Volevo dirlo a microfoni spenti, ma lo dico in diretta, perché lei è un mago, ma non perché oramai lo dicono tutti. Ieri in conferenza ha detto: io voglio rivedere la squadra che palleggia e che fa la partita di Terni. Però pure anche nei dettagli l'ha fatta, perché è andato in vantaggio palleggiando bene, ha subito gol e dopo un minuto ha rifatto quello decisivo. Copia e incolla di Terni. Però oggi bisognava incrementare il vantaggio, che è una partita sempre aperta, basta un episodio e non la vinci. Quindi oggi eravamo nelle condizioni che potevamo far male e dovevamo essere ancora più, non dico cinici, perché i ragazzi sono bravi, dobbiamo essere più precisi, dai, più precisi, in certe situazioni bisogna essere più lucidi, essere lucidi e precisi. Vittoria numero 4 in trasferta su 4 partite, se la sente di dire questa, Baldini, che è la vittoria che dà veramente un segnale forte all'ambiente, alle avversarie, perché venire a vincere ad Ascoli con questa prestazione significa che il Pescara è forte? No, io non do nessun segnale. Ora abbiamo la sosta, dobbiamo allenarci bene, perché con il Milan futuro noi non giochiamo. Prossima partita andiamo a Lucca, bisogna stare concentrati solo a Lucca. Ferrara? Scusa. E andiamo a giocare a Ferrara di venerdì, sì. E quindi noi bisogna stare concentrati, stare sul pezzo, non servono i proclami, servono le dimostrazioni che ti sei allenato bene, che c'hai cuore, che c'hai voglia di raggiungere un qualcosa di importante. Faccio una considerazione, anzi due, poi do la linea allo studio per le domande. La prima, sulla prima mezz'ora del primo tempo, dove il Pescara ha giocato di qualità, col fraseggio, col palleggio, mettendo più volte in difficoltà l'Ascoli, una bella prima mezz'ora. Ma non sia la prima mezz'ora o la seconda mezz'ora, la partita è stata questa. La partita è stata questa, i ragazzi sono stati bravi, ad affrontare l'Ascoli a viso aperto, affrontarlo senza pensare che giochiamo fuori casa, ci avevamo un campo di calcio, oggi toccava essere qui, certamente avere i tifosi dalla tua parte è un bel vantaggio, ma noi bisogna essere bravi a superare psicologicamente anche questo modo di pensare, dai. L'altra mia domanda è sempre su quello che aveva detto lei in conferenza ieri. Vi do gli 11 titolari, ma con una precisazione: chi entra dalla panca per me è molto importante, entra Moruzzi e fa il cross del 2-1. Sì, difatti mi dispiace per quegli altri ragazzi che sono rimasti in panchina, che non sono potuti entrare, perché anche loro avrebbero contribuito a darci una mano importante. Allora, io sto dando l'auricolare Massimo al tecnico del Pescara Silvio Baldini, che tra un istante vi ascolterà. Ecco l'auricolare che lo mette e vi ascolta, vai, potete parlare con Baldini. Salve Baldini, intanto complimenti, che non sono ipermatici, assolutamente sinceri. Grazie. La domanda di Fabio Ferraresi. No, boh, io il mister sulla partita ha già detto tutto, avete già detto tutto e mi accodo anch'io ai complimenti. Volevo fare una considerazione. Puoi parlare un po' più forte, se no. Volevo fare una considerazione, mister, su due giocatori. Io ho la percezione che Squizzato e Vergani siano due giocatori forti, che hanno bisogno di fiducia e in questo momento tu gliela stai dando e loro, secondo me, in questo anno potranno far vedere veramente il loro valore. Questo è quello che penso io, che ho detto prima anche con Massimo. Sono d'accordissimo con te, sono due giocatori che hanno le qualità per poter giocare in Serie B, in Serie A, dipende da loro di far esplodere il loro talento, di avere autostima, di avere fiducia. Si allenano benissimo, io sono qui a disposizione loro per fargli capire che sono dei grandi giocatori e mi auguro che alla fine del campionato abbiamo nel Pescara veramente due giocatori di un'altra categoria. L'ultima per Baldini, che poi lo dobbiamo salutare. No, diciamo un passo avanti, se vogliamo, Baldini, perché non ha mai creato così tanto, no, dall'inizio della stagione il Pescara. Il 2-1 è strettissimo. Sì, sono d'accordo con te. Difatti l'unico rammarico è che questa partita andava chiusa con un punteggio più alto, perché poi, sai, il calcio è fatto di episodi, basta una disattenzione e non porti a casa la posta piena. Quindi sarebbe stata una punizione troppo severa per i giocatori e per i nostri tifosi. Faccio l'ultima considerazione e salutiamo Baldini, perché in uno dei cambi, mi può ridare l'auricolare mister, lei ha inserito Antonino De Marco al posto di Squizzato, lo aveva detto che può fare il play, è rimasto contento di come ha interpretato quel ruolo e se c'è anche Tunjov in futuro, Tuniov, in quella posizione. Lo possono far tutti, basta allenarsi, però ecco, Squizzato è stato tolto perché era ammonito e questa partita che c'è in mano
non volevo che sfuggisse a volte per un fallo banale, magari un fallo di mano anche involontario che viene poi giudicato in un altro modo, insomma, e quindi era giusto mettere in campo De Marco, perché anche lui ultimamente sta facendo bene, e poi avevamo 2-1 il punteggio, e partire in contropiede più che far viaggiare la palla, a viaggiare con la corsa, e De Marco era il giocatore giusto. Difatti abbiamo fatto 3 o 4 volte, siamo ripartiti, peccato che non abbiamo sfruttato al massimo quelle occasioni. E lì su quelle ripartenze è venuta fuori tutta la gamba di Valzania, nonostante la stanchezza, ha fatto un'altra partita straordinaria. Grazie.